Allora, siamo qua a concludere la giornata con l'ultimo argomento, che non è ultimo, ma è la fine di un percorso che abbiamo fatto oggi. Jacopo, agronomo, Novita, sei Novita, scusa, sono la Novità. Biol, vedete, sto incominciando il bisogno di pane e salamine tanto. Allora, con lui parliamo di due cose. Prima di tutto un po' la scelta che ha fatto la sola Biol, che è quella di provare a trasferirsi su tutto il lato. Ma voi la smettete di chiacchierare ad alta voce? Porco cane, davanti alle salamine non resistono. No, la scelta che hanno fatto quindi di spostare totalmente su una linea bio e vediamo, proprio gli faccio dopo la domanda, che differenza c'è? Perché dopo dobbiamo riuscire a lavorarci e soprattutto sui concimi. Ci trasferiamo, quindi facciamo 5-10 minuti, dopo andiamo nell'orto e nel frutteto perché è lì la cosa interessante da vedere, quindi lo facciamo un pochino più itinerario, l'ultima parte. Quindi, prima domanda che ho per te, che differenza c'è tra un trattamento chimico e un trattamento biologico? Allora, beh, una domanda bella Eh no, che interessante. alla Diciamo, fine definita è quello lì il punto, secondo me. dietro a definire se un trattamento è biologico o non, ci sono dei disciplinari che reggono tutto questo anche a livello di agricoltura professionale e quindi ci sono delle decisioni a livello ministeriale che decidono se un prodotto è autorizzato o meno in agricoltura biologica. Questo è l'esempio del rame, un prodotto usato ormai da secoli anche per quanto riguarda la viticoltura. Ed è un prodotto autorizzato in agricoltura biologica. Altri prodotti invece di sintesi, soprattutto magari sono dovuti a dei coformulanti che sono all'interno delle formulazioni, quindi è molto tecnica la cosa, fanno sì che un prodotto non passi determinati tipi di disciplinari, determinati tipi di legge che ti fanno dire se un prodotto è biologico, sto parlando di fitosanitari in questo caso, o anche comunque concimazione, se un prodotto è biologico o meno. Diciamo, sono delle leggi appunto che ti danno una linea guida da seguire o meno per definire un prodotto Per o tale. capirci, il problema più grosso che tipo nel caso del concime, voi prendete un concime chimico, tu devi giocare al piccolo chimico a prendere, non so, il potassio, l'azoto, eccetera, eccetera, e tu devi giocare al piccolo chimico a mettere le varie parti. Nella maniera in cui invece tu prendi un concime naturale, mettiamo che sia letame, non c'è solo la cacca dell'animale in sé, ma c'è anche tutto quello che c'era nell'intestino, quindi una serie di microrganismi che io non riesco a dirti. Nel Natural Booster ci sono le alghe, giusto? Natural Booster c'è questa molecola, si chiama acido lignisulfonico, nel caso del granulare e nel caso invece del liquido ci sono le Le alghe. alghe, ecco. Cioè, tu magari fai fatica a quantificare tutte le singole parti, ma fanno la differenza. E quindi va bene il chimico, il problema qual è? Che se tu sbagli un qualcosa, se non sai esattamente cosa c'è nel terreno al momento giusto, quindi non fai un'analisi all'istante, puoi andare a rendere il terreno troppo ricco d'azoto, povero di ferro, e dopo a ricorreggerlo sono problemi grossi, perché mettere e puntare sempre, sì, bene, facciamo tanto azoto, facciamo tanto potassio, può andare bene, però dopo un po' non va così bene. E questa cosa qua, secondo me, è molto interessante. Infatti su questo punto mi posso agganciare un po' a tutto quello che parte dietro la concezione dei nostri concimi, no? Questi concimi di sola Biol, diciamo che noi un tempo eravamo abituati sempre a dare tanto azoto, fosforo e potassio per le piante, diciamo, sin dopo gli anni 50, 60, quando si voleva produrre, il dopoguerra, si voleva produrre tanto, quindi dai tanto cibo alla pianta per fargli produrre tanto. Questo però si è risultato non vero perché la pianta produce fino a quando riesce, nel senso ho un limite produttivo anch'io. Dando Stesso discorso delle galline che facevamo prima dei polli, identico. tanto, Guarda, oggi siamo tutti in linea, siamo tutti collegati. siamo tutti collegati. Dando per anni tanto azoto, fosforo e potassio, il nostro terreno ormai è saturo di questa cosa. Però cosa ha portato questa caratteristica di questi concimi usati in passato? Che la pianta cresceva tanto a livello aereo, mentre a livello radicale era un apparato radicale molto piccolo, un po' come il pollo che diceva prima, Dopo le gambe che dopo le gambe che crollano. Una pianta, magari ti trovi una melanzana alta 1 metro, ma sotto l'apparato radicale è talmente piccolo che al primo soffio di vento o al primo caldo va in sofferenza idrica o si sdraia per terra. soprattutto in queste due ultime estati, dove non so se avete avuto un problema di caldo voi.
Battutina. Con Solabiol diciamo che cerchiamo di cambiare un po' il punto di vista della pianta. Siamo abituati sempre a vedere tutta la parte aerea e non considerare la parte invece radicale. Solabiol è un promotore dell'apparato radicale della pianta. Questo natural booster favorisce lo sviluppo. E cosa succede? Che la pianta esplora meglio il terreno. Esplorando meglio il terreno riesce a prendere meglio azoto, fosforo e potassio già presente naturalmente nel terreno e soprattutto soffrire meno di stress idrici. Ma il bello, che è un prodotto testato, è stato sviluppato in collaborazione con l'Università di Montpellier in Francia, e dà fino al 100% di fioritura in più e fino al 50% di raccolto in più. Diciamo che stai avendo finalmente con un prodotto completamente naturale gli stessi risultati di un prodotto che prima ti dava un prodotto chimico, un organo minerale. E si va a scardinare un po' quello che si pensa del biologico. Io della pollina, ad esempio, ottengo qualcosa, sì, ottengo magari, cioè guardo meglio il punto di vista dell'ambiente e rinuncio sulla produttività delle mie piante, invece con un prodotto di un prodotto minerale vado a produrre tanto e all'ambiente ma chissà cosa mi sta facendo. Quindi diciamo che con il Natural Booster, con Solabiol, che sono tutti prodotti ammessi in agricoltura biologica, quindi bio, cambiamo un po' le regole del gioco, perché è un prodotto 100% naturale con gli stessi risultati di un prodotto chimico. Questo Natural Booster è usato in agricoltura professionale praticamente dagli anni 90 per quanto riguarda la zona dell'Emilia Romagna, sui pescheti, le ciliegie e quant'altro. Ed è un prodotto straordinario perché promuovendo lo sviluppo radicale la pianta esplora meglio il terreno ed esplora meglio, trova tutto di quello di cui ha bisogno, dai macro ai micro elementi che sono già qui, nel senso non c'è bisogno di dargliene sempre di più. In più dobbiamo secondo me anche cambiare l'ottica, che era un po' più quella del sistema più agricolo-industriale, cioè ma sì, noi diamogliene, che male non fa. Qua nella bassa bresciana, furia di dargli letame, abbiamo i terreni avvelenati, abbiamo le falde avvelenate, perché sì, beh, che cosa vuoi? Materia organica. Io quello che ho visto ora, un sacco del genere, che è quello là, un sacco e mezzo mi è bastato per tutto. Allora, me l'hanno portato che era febbraio, mi è servito per il frutteto, vigneto e l'orto. Perché non gliene metti giù un sacco, gliene metti giù una manciatina pianta. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Visto che è il Natural Booster, il problema è che busta tutti, quindi anche le infestanti. Quindi io non arricchisco niente il terreno, gliene metto giù, perché comunque è un terreno ricco. Il mio è un terreno ricco, se tu vedi, perché trattandolo bene il terreno, lasciando, comunque il terreno si autocompensa comunque da solo, lasciandolo riposare, tranne quello lì, la prima fila, che quest'anno voglio provare per 365 giorni a coltivarlo non stop, perché il bosco è non stop, cioè non è che ha la pausa. Quindi con varie colture dovrei riuscire a fissare, quindi la sto studiando bene, mi serve ancora qualche mese, dopo vi faccio il video. In California delle specie di pino non rilasciano i semi fino a quando non c'è un incendio, ad esempio. Cioè ci sono delle specie proprio che sono sviluppate sopra questo principio. E comunque gliene metto un po', ma quindi non più a spaglio, perché mi sono accorto anch'io che, guarda là, cioè non c'è bisogno piuttosto. Dopo magari nel momento di stress, quando vedo tipo che sono nell'apice della produzione o altro, secchio l'innaffiatoio, gli metto dentro un po' di liquido che gli dà il boost proprio nel momento massimo, fioritura o altro,
e basta. Questa cosa qua a cash, perché dopo le paghi con le robe lì, conviene molto, perché altrimenti continui a butti, boh, non è... cioè, so che magari dopo uno dice meglio, più vendiamo meglio è, però non serve neanche così tanto se bilanci giusto, che è la stessa roba dei trattamenti, dei trattamenti fitosanitari, fitosanitari. Sì, sì. Ne parlavamo appunto sul vigneto, che una volta si facevano trattamenti a iosa a priori, oggi vedi che è un problema, previeni, perché ti accorgi. Avete visto le farfalline bianche che giravano là sopra, quella lì è la cavolaia, vuol dire che fra 10 giorni è la cavolaia. L'ho viste, lo so, fra 5 giorni, sapone molle, ci faccio il trattamento. Così risolvo il problema prima, perché dopo risolverlo, la cimice purtroppo quest'anno ha fatto la cazzata di non pormi il problema prima e fai più fatica. Quindi è un altro proprio... step. Sì, sì, diciamo che per quanto riguarda la nutrizione questo era su Solabiol. Per livello preventivo, fitosanitario comunque, i vari corroboranti che stanno nascendo adesso, noi abbiamo anche le trappole, quelle a feromone, e si cambia un, dobbiamo iniziare a cambiare un po' l'idea in cui approcciamo alla pianta, nel senso che adesso io inizio a curare la pianta quando ho il problema, mi si ammala, vedo la cimice, vedo l'oidio sulle zucchine, ah, devo fare qualcosa. Con i corroboranti o anche, come se, anche le trappole a feromone, devo partire prima. È sempre una questione di prevenzione. Un po' arriva l'inverno, noi beviamo una spremuta, ad esempio, tutti i giorni, perché non mi voglio ammalare, non voglio prendere l'influenza e tutto quello che c'è dietro legato. La stessa cosa è corroboranti o le trappole a feromone. Devo partire in anticipo per sapere se, nel caso dei feromoni, fare o meno un trattamento. Nel senso, i feromoni sono un attrattivo sessuale specifico per ogni tipo di insetto. Ogni insetto ha il suo, ogni specie ha il suo. E, quindi è un campanello d'allarme. Quindi è un campanello d'allarme. Diciamo che se tu metti questi foglietti con sopra il feromone specifico d'attrazione, capisco se devo fare o meno un trattamento. Rispetto ai vecchi trattamenti a calendario che venivano fatti, è il 15 del mese, faccio il trattamento. Wow. Con questi fogliettini qui lo metto vicino alla pianta, catturo in una settimana 10-15 individui e allora posso dire faccio un trattamento perché serve, non sto sprecando soldi, non sto sprecando tempo e faccio un trattamento mirato per quello che mi serve. Vuol dire anche soldi, perché dopo costano i prodotti, oltre al fatto ambientale, guardiamo anche un minimo anche all'economia che può avere o meno. Sì, scusami, siamo volenti andare avanti. No, ero in ascolto. Comunque sì, è vero, i trattamenti, anche un semplice boccettina al suo costo, dai 10-15 euro, quello che è. E farli così, io dici, ogni 15 giorni faccio un trattamento, è uno spreco, cioè è uno spreco anche di soldi del tuo portafoglio, perché magari compri la confezione grande, mi costa 25-30 euro, e per magari tutto l'anno non hai avuto quel problema lì, non l'avresti avuto, e quindi hai fatto dei trattamenti inutili. Magari con un semplice fogliettino di questi una volta al mese capivi se, adesso nel caso c'ho in mano l'olivo, quindi la mosca dell'olivo, non ho mosche dell'olivo, non dovevo fare nessun tipo di trattamento e mangiavo più bio di così, tra virgolette si muore, nel senso non so cosa dire. Anche perché in molti casi non vanno, avete visto quello là, è quello delle cimici, purtroppo solo cimice asiatica, quello lì l'ho messo giù a luglio. L'anno prossimo, frega niente, a maggio io lo prendo e l'ho già giù, perché dopo vuol dire che non mi vanno a finire magari quei 10 esemplari che vanno a tirarne fuori altri 100 che dopo vanno a tirarne fuori. L'idea altri. È non evitare che il maschio si accoppi con la femmina. Siccome il feromone è specifico per il maschio arriva pensando di trovare la femmina, si va a appiccicare sul fogliettino di plastica, poi sono trappole comodissime perché sono pronte all'uso. Si presenta come un rettangolino già. Posso aprirla, Matt? È un fogliettino giallo semplicissimo, con sopra la colla, all'interno c'è anche il legaccino. Ecco, state attenti perché quella colla lì è micidiale. Colla di brutto. La prima volta togliendo il foglio si può vedere praticamente la goccia del feromone nella parte centrale. Adesso con il nuovo modello c'è anche disegnata la goccia e si vede pienamente dove è applicata. Noi consigliamo di mettere una trappola per pianta e dura un mese, resiste a vento, pioggia, intemperie. Se cattura 10 individui nel giro di una settimana
consigliamo di fare un trattamento con un prodotto fitosanitario registrato sulla pianta in questione. E se invece ne catturi due o tre nel giro di un mese, non c'è bisogno di fare un trattamento fitosanitario, perché la popolazione è talmente bassa che fare un trattamento sanitario vorrebbe dire farlo a vuoto. Non c'è l'infestante che ci interessa. Perché comunque, per quanto biologico, va a creare... Uso il piretro, il problema del piretro che va non bene, consentito, però mi va anche sulle api. Esattamente, non è e selettivo, quindi... Mi crea alcuni problemi. In più, io lo uso sul sito della Sola Biola, hanno fatto un'ottima guida su quello, quindi basta andare a digitare pero esattamente l'ortaggio che volete, vi esce quali sono di solito gli animali che rompono. Gli animali che vanno a... Esattamente. E vi dicono già il trattamento, quindi è molto molto comodo. In più, visto che sono sia con Hobby che loro a Merlin, li trovate praticamente quasi dappertutto. Poi anche Garden e quant'altro. Sì, assolutamente. Però diciamo... Perché dico Bio Lorena? Perché diciamo sono i più diffusi, per quanto non hanno tutta la linea. Quindi tipo che cos'è il Nimazal non ce l'hanno. Allora, i prodotti fitosanitari da utilizzare sulle piante edibili, e nel caso stai parlando di Obi e Leroy, non li vendono perché non sono autorizzati a farlo. Li trovate nei centri specializzati, le agrarie o comunque quei negozi specializzati, appunto. Facciamo un giro un attimo nell'orto? Vi va anche così? Se esce qualche domanda la vediamo un attimino più tangibile. L'obiettivo era prendere i semi del finocchio. Ce la faccio, dovrei farcela. Se vedete qua, io pensavo che fosse la dorifora. Invece mi ha detto che è un'altra cimice. E è pieno, sono pieno zeppo. Vedete? Perché non la sto togliendo? Perché dopo vi faccio vedere purtroppo la cimice del cavolo, che praticamente incomincia a fare una roba del genere. Faccio vedere, praticamente fa una roba del genere finché non si secca completamente. Lì avevo un'invasione dietro di voi, proprio un'invasione pazzesca col piretro. Ho fatto un trattamento, non gli ho fatto nulla perché quando sono troppo grosso sono come gli scarabei, hanno la schermatura sopra, quindi che cosa ho fatto? Fiamma ossidrica, boom. Sembra, però se vedi sta ributtando tutto, sì. Sembra una cavolata, però ho tolto veramente il 70% del problema, perché mi sono accorto con un po' di esperienza che cercare a un certo punto di destinare il problema che non riesce a risolvere in un punto, ora 20 giorni se arriva il freddo queste qua crepano. Cioè, no, sull'olinime comunque sia un fitosanitario, quindi hai venduto, quando lo trovi così libero servizio l'olinime che fai e tutto, bisogna sempre ricordarsi che in realtà ci sono dei tempi di carenza anche su quel prodotto, che viene venduto un po' così come se fosse acqua di rose, però non lo è. E se avessi usato l'olinime qui adesso, puoi capire che quella non è la dorifora, perché la dorifora sarebbe andata sulla melanzana che è lì di fianco, che è ghiotta, okay. Della melanzana e non del finocchio. Sai finocchio. Che cosa ho pensato? Perché ne ho visto qualche duro sulla melanzana, l'ho detto. Sarà andata la melanzana dopo sul finocchio, invece no, vedi già la differenza che sta solamente di qua. E mi sono perso. Olio di neem funziona su determinati tipi di insetti e su altri no. Io mi trovo benissimo ad esempio sulla mosca bianca e sugli afidi, fa il suo effetto il Nimazal. Sugli afidi. Ovviamente, per quanto si parla sempre di fitosanitari, è sempre meglio informarsi e utilizzarlo sulle colture su cui è registrato, perché ci sono dietro dei test e dei test specifici anche sulla salute che sono presentati al ministero, con il quale poi viene approvato, perché i prodotti fitosanitari presenti in commercio sono tutti autorizzati dal Ministero della Salute, quindi prima di, come dei farmaci esattamente, dietro degli studi e quant'altro. È per quello che certi video sto incominciando a farli con la Sola Biol, ma perché? Perché a un certo punto è anche giusto provare a dare delle conoscenze giuste. E io mi accorgo che, anche perché non ho fatto certi studi, ma anche perché mi piace l'argomento, però non è che voglio per forza tuffarmi su certe cose, o può essere la Sabart su tutto il lato motoseghe, per quanto hanno contestato, cioè fanno le catene per la Oregon, cioè, vabbè, dopo sai che sotto c'è sempre qualcuno che deve contestare, però è anche interessante sfruttare le aziende non solo come venditore prodotto, ma anche come informatori, perché mi sono accorto che è bello Amazon, però su certe robe fa danni, perché sembra veramente la
è più complessa, capito? Quindi su quelle piccole, ora volevo farvela vedere, quella del cavolo. Per le lumache puoi usare solamente il fosfato ferrico. Ora adesso non so quante tu ne abbia, magari hai un'infestazione così alta da dover sempre ributtarlo, però l'unico il metodo biologico è quello, nel senso loro le mangiano e poi praticamente non le vedi morire lì, nel senso si allontanano perché il granulo si gonfia nello stomaco, loro non riescono più ad alimentarsi, tendono ad allontanarsi, a cercare l'ombra, perché si disidratano un po'. Scusami, prima che scappi, sto maledetta. Allora, questa qua è la cimice del cavolo, ora ne ho di meno. Quando è già così è tardi per fare il piretro. La vedete? Sì. Di solito la trovate anche rossa e nera. È il macerato delle foglie di pomodoro? Eh sì, siamo pieni. Anche lì. Cominciano da maggio. Trovato... Ora che devi beccarle quando sono giovane. Appena messo i cavoli. Sì, devi... Tutti corroboranti, come dicevo, è roba preventiva. Noi l'anno prossimo lanceremo questo prodotto che si chiama zeolite cubana, è una roccia lavica pura. Però devi stargli dietro, parti ogni 5-7 giorni, faccio il trattamento, viene giù il diluvio universale e il giorno dopo devi fare il trattamento. È così. Il problema è che adesso. È una cosa che puoi fare anche. Sì, certo, ma come anch'io prima parlavo con un altro ragazzo, con lui, c'avevo il sapone molle, io ero dubbioso sulla sua funzione e tutto. Quest'anno ho detto, ho tre rametti con sugli afidi, lo provo. Tre giorni ce n'era su uno, quindi dico funziona. Però ovviamente come corroborante non posso dire che è un insetticida, perché a livello legislativo, se sta pipa legislativa, non è un insetticida. Allora, diciamo che tutti gli oli, come adesso ci sono anche dei corroboranti, l'olio di soia e quant'altro, tendono a fare una patina sull'insetto che va a soffocarlo. Quindi diciamo che non ha la capacità di spaccare una corazza. Cosa che fanno invece, cioè l'insetticida in sé, quando agisce sull'insetto, va a bloccargli le terminazioni nervose. Quindi lo va a portare a una sorta di fase di blocco, si paralizza e va a morire. Gli va a bloccare l'apparato respiratorio e ne causa poi ovviamente il decesso. Quindi sull'olio in sé mi sento di dirti che va a fare proprio la patina e causa il soffocamento. Come esempio l'olio minerale, il nostro olio CIN, che è autorizzato sulla cocciniglia e sulle uova di acari, se non erro, va a creare questa patina attorno alle uova, impedisce gli scambi gassosi con l'esterno e non fa sì che le uova non si sviluppino. Stessa cosa accade sulle larve e sugli adulti nel caso della cocciniglia. Quindi, solo che spaccasse non l'ho mai sentita io. Quindi. Non ho mai visto né studi né niente. Forse bisogna metterci dentro anche il bagnante agricolo, non mi ricordo più se. Vorrei farvi notare una roba, se vedete questi cavoli sono gli stessi, piantati lo stesso giorno di quelli, l'unica differenza è che tutti e due hanno il granulare, natural boost, ma a quelli di quando li ho messi gli ho dato anche il concime liquido, perché gli ho dato subito un pochino di boost e si vede sono partiti prima rispetto a questi. Infatti qualcheduno è partito, cioè questo qua è già bello grosso, però se vedete la differenza, probabilmente... La differenza tra un granulare e un liquido è proprio dalla rapidità, nel senso un concime liquido è pronto subito, un concime liquido devi darlo tutte le settimane. Un granulare, infatti noi diciamo una volta bastano una o due applicazioni per essere per 4 mesi in nutrizione, un'applicazione al trapianto vicino alla pianta e un'altra applicazione dopo 4-5 settimane. Vado e poi si va. Sul granulare là, tutte e due. E... Piccola curiosità, però può funzionare come... No, ti spiego, qua c'era il tagete e qua c'erano i pomodori, che andavano bene, devo dire che sono cresciuti molto bene, e dopo sono arrivate le cimici, anche col basilico hanno fatto man bassa. Sto sperimentando, perché tante robe, secondo me, devi sperimentarle. Non so dirti se cresce meglio o no. Tendenzialmente dovrebbero mandare via, perché se prendete un tagete è profumatissimo, cioè, proprio lo fate passare e è molto profumato, lasciamo stare che è bellissimo, si fa l'olio, un sacco di robe, però li allontana e è commestibile. Vi ho detto che devo sbarcare tutto qua? Sì, ve l'ho detto prima. No. Ecco, no, ok. È l'ultima volta che vedete il podere così, perché faccio...
Guarda, sto lottando in comune perché fare le robe in Italia naturalmente, se costruissi un grattacielo abusivo senza nessun problema, se devo fare una roba lì all'entrata dovrei riuscire a fare lo sbancamento per mettere le taniche sottoterra con 30.000 litri d'acqua e già che ci sono portare via tutta questa terra e livellare tutto per fare, sì, lo so, un bel lavoro, però secondo me arrivato a questo punto o lo fai o non lo fai. E l'idea l'ho vista, fatta proprio da un follower, praticamente ci sono le compostiere a 4, dove praticamente fai più o meno il ciclo che lui ha usato, sono di 8 mesi perché usa i tagli abbastanza sminuzzati, primo, secondo mese, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo mese, i primi 2 mesi mette qua il compost, il secondo in qua e così facendo, e ce l'hai sempre e l'hai già frazionato, perché il problema è che è vero che gli onetti sopra e sotto dovresti riuscire a pigliare, ma in verità non riesci mai a setacciarlo, altro invece lì ce l'hai già pronto. Mi piacerebbe farlo anche a me, ma finché, visto che ci vuole tanto spazio, cioè è meglio aspettare a fare una roba che farla male, perché dopo spendi il doppio dei soldi. Cioè, uno guarda anche i cenchini, sì. Ma anche la fatica, perché comunque farlo, comunque lui ha fatto un progetto, non l'ho filmato, è stato stupido questa roba, però ha fatto un progetto secondo me fighissimo, perché dopo ha fatto i quadrati, gli ha messo già dei setacci automatici, cioè setacci vuol dire che praticamente tirando così si setaccia da solo, perché fa maglia contro maglia. Se riesco ti mando un video della mia. Volentieri. E è una figata, non ti perché... dico come faccio io. Cassetta della frutta sui secchi. No, ma allora ci può stare. Perché ne faccio poco e la quantità è poco. È no, beh, qua è abbastanza... È un metro quadrato. No, qua non è molto. Perché ora la sto buttando là e ogni tanto tiro via a fine stagione, però è una menata. È pronto. Allora, io prima di tutto vi ringrazio tutti, perché mi dicono che le salamine sono pronte, ok? Ora... Avete qua ancora Jacopo, quindi varie domande, anche io sono qua, quindi là c'è la birra, c'è il pane e salamina, continuiamo la discussione. Ci diamo ancora un quarto d'ora perché dopo facciamo l'estrazione, cioè ci sono vari premi, il biglietto li abbiamo già perché abbiamo già preso dai vostri biglietti e quindi ci sono varie robe molto interessanti che insomma ci si può portare a casa in modo figo. Però prima se magna. Quindi andiamo là che credo che abbiano già preparato tutto.